ragazze, oggi vi facciamo il video della nostra cheesecake salata che in tante tante ci avete richiesto. Nel video era tipo un menù che avevamo fatto, ci avete chiesto facci vedere, vero, la cheesecake a compleanno. Ah, veramente al mio compleanno, meno male che c'è Nancy qua che mi dà sempre suggerimenti dalla regia. Come vedete io sono l'auricolare, tipo lei è il mio buon compagno, io sono Ambra, coi capelli oggi ci sono anche. Comunque, questa cheesecake salata è molto buona ed è specializzata a farla mia mamma, che adesso è qui e ve la farò vedere. E mettete un like se vi piacciono i video con mamma Rosy, se no non la becchiamo, non li facciamo più video con mamma Rosy. No, comunque ragazzi, a parte se sia molto buona, perché è praticamente tipo un rustico che potete fare o voi per sfizio, magari per una cena, ma anche per un pranzo, una merenda, uno spuntino, e può essere anche comunque un piatto completo, perché contiene sia proteine, carboidrati, tutto. E io ad esempio piace molto farlo tipo quando vengono gli amici, perché è molto sfizioso ed è comunque saporito. Ed è anche una ricetta vegetariana. Ed è anche una ricetta vegetariana che spesso voi ci chiedete, volete ricette vegetariane, quindi è sano, è leggero, è dietetico, healthy life, qualità style e vegetariano. È perfetta per l'estate. Perfetta per l'estate. Perché è molto freddo, proprio perché vabbè, la cheesecake è sempre molto fredda, per essendo che è salata, quindi senza dolce, senza zucchero. Vi anche non mi lascia quella sete in bocca, molto rinfrescante, molto molto buona per un aperitivo, sapete, questi aperitivi estivi, queste ma anche perché no, per una colazione salata, perché a me piace. È una merenda salata, quindi ragazze, provate a farlo, poi se la fate taggateci nelle vostre foto su Instagram, che ci fa tanto tanto piacere, fate i complimenti a mamma Rosy, fate tanti bei commenti. Ciao, like. Abbiamo preparato i crostini. Ecco che mia mamma ha preso tutti gli ingredienti, i granetti integrali, è vero? Comunque si può utilizzare anche altre cose per la base, anche cracker, quello che volete. Ok, procediamo, in che modo? Questi sono i crostini, si devono sbriciolare. Tritare no, troppo finemente no, devi mettere un po' grossolano. Con le mani, con proprio con la mattarella. Un po' con mattarella. Con quello che mi picchiavi da piccola. No, a battipanno no, la cucchiarella. La cucchiarella, lo scarpone. Fate ci sapere i metodi che sta madre mi picchiava da piccoli, un po' di tutto. La pantofola, lo zoccolo, è vero? L'ombrello. La mazza della scopa. La mazza della scopa, sì. Ma c'è anche i cookie dietro che serva tutto. Che profumino. Ancora non dammo cuci, ma c'è. Ma io sono tipo uno di questi, che voglio assaggiare. Ecco qua, questo così deve venire tritato. Adesso lo mettiamo qua dentro. E ci aggiungiamo un legante, che di solito è il burro, ma dato che noi la facciamo light, non metteremo il burro, ma metteremo un po' d'olio d'oliva e un po' di latte di soia. Ecco qua, posso versare? Vado. Mescola con una spatola, ecco qua. Aggiungiamo anche l'olio. Ok, vai, mescola. Ecco qua. A questo punto versiamo la nostra base in questa pirofila, diciamo così, in questa teglia. E la mettiamo, sì, sganciabile, la mettiamo nel congelatore. La mettiamo al congelatore più o meno per un quarto d'ora almeno, dipende poi dal vostro, più sta meglio è, perché la base così viene più compatta. Comunque un quarto d'ora, 20 minuti va bene. Nel frattempo prepariamo la crema, vedi, lo ammaccate, come si dice in italiano? Ammaccate, devo fare anche con le mani, con le mani così, poi tutta la base bella compatta, si schiaccia e si mette nel congelatore. Adesso andiamo a fare la crema con il formaggio quark, che mia mamma dice che si pronuncia quark, non si dice quark, ragazze, la pronuncia francese, che mia mamma ha delle origini tedesche. Ah no, mia mamma ha le origini tedesche. No, io non ho origini tedesche, c'è un'amica che ecco, vedi, che tedesca, no, che è veneta, che conosce il tedesco e mi ha detto che si dice una amica veneta che c'ha genitori tedeschi, ho capito. Poi mettiamo altro quark, quindi mettiamo il quark con lo yogurt greco. Sì. Ah, può essere anche un altro formaggio spalmabile, qualsiasi. Ok. Un pizzico di sale e un pizzico di pepe. Un po' di spezie, no? Mi sembra proprio. Bravo, è più buono.
Non ci vuole un po' di erba cipollina, un po' qualcosa? Ma no, va bene, no. Rosy si è cambiato look nel frattempo. Perché deve uscire. Deve uscire. E abbiamo tolto questa qua che è stata un po' nel congelatore. Ci versiamo la crema sopra. Mentre la copertura sopra, quella con i pomodorini, si fa al momento, mi raccomando. Ecco qua. Ecco qua. Adesso la riponiamo di nuovo nel congelatore, vero? Per quanto tempo? Un'oretta nel congelatore. Un'ora nel frigo fino al momento del consumo. Ok, cioè... e ci mettiamo i pomodorini sopra. Vi faremo vedere dopo. Ciao. Questa è la nostra cheesecake appena estratta dal frigo. Guardate com'è bella. Ah, ma è dolce. No, è una cheesecake salata. È buonissima, ragazze. Vi consigliamo di tenerla in frigo, ovviamente, e di mangiarla al momento fresca. Ciao.